Poi c'è un'altra faccia di cui il PD non parla e che sembra non conoscere. C'è una parte di migranti, dobbiamo evitare anche qui generalizzazioni, che si trova in Italia e che contribuisce a creare condizioni di tensione, che toglie sicurezza alle nostre famiglie e ai nostri concittadini. Nei nostri territori, a Salerno, abbiamo un gruppo di senegalesi che pretende di mettere le distese di tappeti sul lungomare o sul corso Vittorio Emanuele. Pretende. A Salerno avevamo un rappresentante dei senegalesi, si chiamava Amadou, un ragazzo bravissimo, con cui avevamo fatto un accordo. Abbiamo aperto due mercati etnici e abbiamo deciso che ci si metteva a fare la vendita ambulante dove decideva il comune. Ma tu non puoi decidere di mettere i tappeti sulle scale del Duomo a Salerno, avevano cominciato a fare pure questo. Né ti puoi permettere, quando il rappresentante del comune ti dice si va lì, di aggredire addirittura i vigili urbani. Ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando. A Piazza della Concordia fanno di giorno spaccio di droga nel sottopiazza della Concordia. Si è ripreso lo sfruttamento della prostituzione. Abbiamo davanti a ogni supermercato forme di accattonaggio molesto, davanti a ogni farmacia, davanti a ogni chiesa. Non è possibile. Non è possibile. Abbiamo alcune componenti che sono specializzate nei furti negli appartamenti. Anche qui senza generalizzazioni, per l'amor di Dio. Ora, di fronte a questa realtà, noi che cosa diciamo? Giriamo la testa dall'altra parte. Quando noi facciamo un manifesto sbagliato come quello, parliamo all'Italia che non ha paura, ma vogliamo capire che c'è l'80% dell'Italia che ha paura. Tu devi parlare a quella Italia, non a chi non ha paura. A quel padre di famiglia che ha ostaglio attorno al centro di accoglienza, quando il sabato tornano i gruppi ubriachi di extracomunitari e che ormai da mesi è costretto a stare al balcone per aspettare la figlia che rientra, io che cosa gli devo dire? Che dobbiamo aspettare i programmi di integrazione, ma quello mi manda a quel paese, giustamente. Sto cercando di spiegare che la sicurezza è un bene che riguarda innanzitutto la povera gente. Quelli che vivono ai parioli, quelli se ne infischiano degli extracomunitari. Il problema ce l'hanno le famiglie normali, quelli che vivono la propria vita sociale nelle ville comunali, nei quartieri, qui, che devono portare i propri figli là. Gli altri se ne infischiano di questi problemi. La sicurezza è un problema che riguarda in primo luogo la povera gente. E la differenza fra una forza di governo e una forza di testimonianza è che una forza di governo deve rispondere al cittadino per oggi, non fra 20 anni. Ma se vuoi governare, devi rispondere al cittadino che ha paura, non solo con i grandi programmi di lungo periodo, ma oggi, domani. Altrimenti non sei una forza di governo. Allora dobbiamo fare un'iniziativa complessa. Io non ho mai capito perché non impegniamo le Nazioni Unite su un tema come questo. Le Nazioni Unite sono intervenute in Afghanistan, hanno avallato l'invasione dell'Iraq da parte del primo George Bush. Di fronte a una tragedia umanitaria come questa, taccio. Cosa impedisce di aprire 10 centri di accoglienza in Africa sotto le insegne delle Nazioni Unite e custoditi dalle truppe, dai caschi blu delle Nazioni Unite? E se i paesi di provenienza non sono d'accordo, là si interviene anche in maniera militare. Poi cominciamo a varare un piano Marshall per l'Africa, poi cominciamo ad impegnare l'Unione Europea in un programma di investimenti. Ma il nostro problema è come capire la risposta da dare per oggi, perché tutto questo richiederà dei tempi. Noi siamo arrivati al punto da colpevolizzare un povero Cristo che chiede soltanto di star tranquillo, un padre di famiglia che vuole stare tranquillo, lui e la sua famiglia. Io non ho mai sentito esprimere la parola sicurezza, cioè quasi, come dire, come stato d'animo ci siamo separati dall'Italia. Parliamo all'Italia che non ha paura. I risultati elettorali ci hanno detto che l'80% dell'Italia ha paura e non la pensa come noi.
nei quartieri popolari del nord l'80% degli operai vota per la Lega. Questa è la realtà, diceva la Bibbia, la Sacra Scrittura, il riconoscimento dell'errore è l'inizio della salvezza. Devi guardare in faccia la realtà per quella che è, se la vuoi trasformare.